Non avrei mai pensato che avrei rincontrato proprio loro tre, che noi quattro, insomma, in una primavera del 96, insieme ad altri, allora sì, ci saremmo ritrovati per fondare la Libera Accademia del Teatro. Solo per il nome ci vollero giorni, eh. E così creammo una magia che dura da 25 anni. Un dialogo semiserio tra colleghi ed amici d'una vita, un viaggio lungo ben 25 anni messo in scena sul palco del Teatro Pietro Laretino. Così la Libera Accademia del Teatro ha deciso di festeggiare i suoi primi 25 anni. Con il tempo alcuni membri del gruppo si staccarono per seguire le diverse strade che la professione proponeva e la scuola di teatro prese il sopravvento sulle altre attività artistiche della Libera Accademia. Un po' un viaggio nel teatro, un viaggio nella nostra vita, e abbiamo lasciato anche un po' di spazio anche all'improvvisazione, perché è anche il nostro modo di prenderci in giro, insomma, quello di onorare il teatro e anche la nostra amicizia insieme. Una serata di racconti, aneddoti e curiosità per rivivere alcuni dei momenti più importanti della storica scuola cittadina. Abbiamo fatto un tuffo nel buio, come si dice, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo pensato che questa città avesse voglia e bisogno di una scuola un po' diversa, così come l'abbiamo poi costruita, e abbiamo cercato di metterci tutte le nostre energie che in qualche modo, essendo arrivate ai 25 anni, evidentemente avevano un senso. Il figlio dice: io siete adesso! Il padre dice: ho detto la prossima, qua nella Fiat comando io. La serata si è conclusa con la rassegna teatrale portata sul palcoscenico nell'ultimo mese per celebrare il 25esimo anno di corsi della scuola, con ben 11 spettacoli che si sono susseguiti a partire dal 6 marzo e che hanno coinvolto circa 70 allievi di ogni età, dai ragazzi agli adulti più esperti degli ostinatissimi. Che per noi sono tutti i ragazzi, sono i nostri ragazzi e sono parte della nostra grande famiglia.